e in particolare dalla presidente Lara Bertazzoni, che tutti conoscete benissimo perché è di casa in questo caso, penso che sappiate anche che è infortunata, ma tornerà molto presto a parlarci di cose molto interessanti. Quindi spero che i suoi saluti li portiamo noi, quindi ne ripresentiamo, anche se anche loro non hanno bisogno di presentazioni, due cari amici e soci: Giovanna Gabetta, ingegnere di Voghera, ha fatto qua molte lezioni sui temi della sostenibilità dell'ambiente, e l'ingegnere Giovanna Gabetta, dottor Patrizio Dolcini, consigliere nazionale di Lega Ambiente, quindi le tematiche sono appunto ambiente, sostenibilità, eccetera. I temi che ci energia, i temi che ci riguardano tutti molto, molto da vicino. Colgo l'occasione da dire, se qualcuno volesse rinnovare la tessera di Voghera o farla, siamo qua. Grazie, buon ascolto. Vado io? Io certo. L'editore. Bene. Beh, intanto mi ricollego alla cosa che ha appena detto Attilia, i nostri saluti vanno a Mara Bertazzoni, mi viene in mente che domenica scorsa nell'ambito di un'altra presentazione mi è capitato di ripescare dal repertorio musicale Garibaldi Blues, che fu ferito una gamba, lei non è stata ferita una gamba, mentre la cantavo il pensiero andava lì. Al di là di queste stupide battute, oggi mi hanno detto che è la giornata internazionale delle donne nella scienza, è così? Beh, quindi bisogna stare al passo con le giornate mondiali, perché insomma è difficile tenere conto ormai di quello che accade. Facevo una battuta prima dell'inizio di questo incontro, e dicevo che con tutto il rispetto per la tipologia di cosa e per le singole persone, oggi possiamo dire che dalla casalinga di Voghera passiamo all'ingegnera di Voghera, e diciamo che quanto ha contenuti, se non altro per quello che sarà presentato oggi, insomma ci possiamo quantomeno accontentare. Dico spesso che mi ritengo da sempre un editore fortunato, spero che lo siano anche quelli che pubblicano con me, io certamente lo sono per la quantità di pubblicazioni veramente interessanti che molti autori, soprattutto di questa zona, mi hanno concesso e mi hanno dato l'onore di pubblicare. Primo l'editore compie 10 anni proprio in questi giorni, e quindi virtualmente spegniamo questa candelina, queste 10 candeline, con questo incontro su un libro che, così che naturalmente ho letto in bozza, molto interessante, anche di lettura abbastanza semplice, nonostante molti degli argomenti trattati siano anche argomenti tecnici. Davvero, ripeto, un libro interessante, ho imparato che, insomma, ad esempio, vabbè, poi si parlerà anche di agroecologia, e poi ho imparato, ecco, un termine che sinceramente non conoscevo, che esistono gli attuari, che sono economisti, e io non lo sapevo, chiedo scusa per la mia ignoranza, che sono economisti che si occupano di fare le previsioni su determinate cose, e ci sono anche questi economisti che si occupano di fare previsioni sul futuro dell'energia. Insomma, una serie di cose, davvero di spunti interessanti, ma io mi fermo qui e do volentieri la parola all'autrice Giovanna Gabetta e all'interlocutore, quello che condurrà, diciamo, l'incontro, cioè Patrizio Dolcini della Lega Ambiente. Grazie ancora per l'attenzione, buon incontro. Innanzitutto il primo applauso va senza dubbio a Giovanna, perché oggi è la giornata mondiale delle donne nella scienza, e per nostra fortuna, fortuna del nostro territorio, abbiamo lei. Perché visto che di scienziate su Facebook, laureate all'Università della Strada, ne ho viste parecchie,
qua invece siamo di fronte a un qualcuno che è riuscito addirittura, e infatti la prima, per iniziare a parlare di questo libro, la prima cosa che vorrei chiederti, Giovanna, è questa. Allora, come hai fatto a scovare, a farti venire l'idea di questo libro, andando a scovare un discorso del 1957 che neanche gli addetti ai lavori più stretti sono riusciti, a mio avviso, a ricordarsi? Cioè, dove l'hai trovato e come ti è venuta questa idea? Perché questo è l'asse portante probabilmente di tutto, anche di quella curiosità che poi porta su questo libro a vedere tante belle cose che poi magari ti avevo. Ma dove fuori. Hai conosciuto l'ammiraglio? Diciamo che deriva dall'attuario. Cioè, io quando lavoravo a Leni mi interessavo un po' di guardare come andava il prezzo del petrolio all'inizio e ho cominciato a seguire qualche sito su questi argomenti. E lì ho scoperto questa signora americana che si chiama Gail Twedberg, la quale era un attuario, cioè faceva le previsioni per un'assicurazione per dire quanto devono costare i premi in funzione del rischio che c'è che avvenga qualche cosa, un tornado. Un tornado, ecco, un questa signora, che è più o meno alla mia età, forse un anno o due di più, ma siamo lì, a un certo punto è andata in pensione e ha deciso di utilizzare le sue capacità nel campo dell'energia, per cui ha cominciato a fare previsioni e racconti su come... è lei che a un certo punto cita l'ammiraglio. Lei in questi suoi... è un blog che si chiama Our Finite World, il nostro mondo finito, e lei in tutti i suoi articoli cita tutti i riferimenti da cui ricava le informazioni. E un bel momento ha citato questo ammiraglio. Ora, questo ammiraglio era un polacco, nato nel 1900 e scappato dalla Polonia nel 1906 con la famiglia perché erano ebrei e c'erano i pogrom a quell'epoca. Quindi è andato con la famiglia a Chicago, suo papà faceva il sarto, lui a 9 anni ha cominciato a lavorare e non doveva neanche essere un tipo proprio particolarmente simpatico, perché ha fatto fatica anche a entrare nell'esercito, ha dovuto farsi raccomandare, però era un enorme lavoratore, alla fine è diventato responsabile della propulsione nucleare nei sottomarini americani. C'è ancora scritto sulla sua tomba al cimitero di Arlington che ha prestato servizio nella Marina americana per 63 anni, quindi una cosa incredibile. Sì. Comunque... io ho letto questo discorso dell'ammiraglio che tra l'altro lui ha fatto a un congresso di medici, quindi non c'entrava molto col suo mestiere. Ha fatto questo discorso sull'energia e ha parlato di come secondo lui si sarebbe evoluta la situazione. Non ci ha preso proprio sempre, però in molte cose sì. E allora a me è sembrato interessante provare a diciamo prendere pezzo per pezzo il suo discorso, che era piuttosto lungo anche, complesso, e per ogni punto dire, ecco, come la vediamo oggi? E soprattutto, se mi permetti, vorrei dire che ci sono 3 punti importanti che mi piacerebbe discutere. Che uno sono il fatto che dobbiamo esserne consapevoli. A me quello che preoccupa è che il discorso sull'energia viene fatto in maniera che non è proprio corrispondente alla realtà. Ci si illude che sia tutto molto facile, che sappiamo già come ci si debba muovere, ma in realtà, secondo me, non è detto. Abbiamo proprio un sacco di cose sulle quali dobbiamo ancora informarci e andare a fondo e studiare. E tra l'altro l'ammiraglio diceva una delle cose principali da fare è avere delle buone scuole per i giovani. Lo diceva nel 57. Ecco. Il secondo punto è quello dell'agricoltura, che effettivamente è molto interessante, cioè l'uso dell'energia dell'agricoltura. Oggi forse la cosa più utile è l'agroecologia per studiare questo argomento. A fronte anche dei cambiamenti climatici, chiaramente. Sì, anche a fronte dei cambiamenti climatici, ma io trovo soprattutto a questa questione dell'uso dell'energia. Sì, esatto. E poi il terzo punto che mi sembra molto importante e che l'ammiraglio tocca solo alla fine, la sua conclusione, è
rapporto fra l'uso dell'energia e il potere, cioè questo fatto che il paese che è in grado di gestire meglio l'energia, dice lui, può diventare un paese potente, e guarda caso è proprio quello che è successo, cioè gli Stati Uniti sono riusciti a prendere in mano la produzione e il commercio dell'energia, e adesso si cominciano a vedere un po', come del resto è abbastanza logico nella storia, non dico mica, cioè qualcuno prende il sopravvento ma poi dopo un po' non riesce più a tenerlo, e noi abbiamo adesso l'Arabia Saudita che dice ma non so se sono, prima c'era l'alleanza, no? Fatta nel 1974, se non ho capito male, perché poi qua sì, ci sono tutte le questioni che poi economiche sempre, che non ci capisco niente, però nel 74 hanno fatto questo accordo per cui tutto il petrolio veniva commerciato in dollari e l'Arabia Saudita però si impegnava a spendere tutti questi dollari negli Stati Uniti procurandosi prodotti americani. Ora questa cosa qui secondo me si sta un po' spostando, e proprio perché si sta spostando stanno nascendo molti conflitti. Io credo che i conflitti nascono dall'energia, non che il conflitto produce il caro energia, ma viceversa. Nascono per l'energia. Nascono per l'energia. E quindi questi sarebbero i tre punti che io trovo i principali di cui eventualmente. Ma c'è anche un'altra cosa. No, cioè, beh, dopo li vediamo man mano, anche perché ci sono delle curiosità che francamente sono curiosissimo di capire perché è riuscita veramente a tirare fuori queste cose. Ma ecco, la cosa che hai detto tu ha un minimo comune denominatore, secondo me. Cioè, stiamo facendo una lettura della storia e delle civiltà praticamente tenendo non più, come si può dire, le basi storiografiche classiche per cui la lettura si basa su quelli che sono stati i governi, le guerre e quant'altro. Con questo libro iniziamo a dare una lettura della storia dell'umanità proprio, della civiltà prima ancora che altro, proprio partendo e tenendo come riferimento l'energia. Allora, una delle cose più belle che compaiono in questo libro, cioè più belle no, perché chiaramente quando si parla di schiavitù non si parla mai di cose belle, però quello degli schiavi energetici, vuoi spiegare che cos'è che sono? Perché queste qua sono le piccole cose che però danno una visione, una lettura di quello che è successo, una civiltà che cresce e che poi cade, perché? E tu dai una definizione di schiavi energetici che dà una chiave di lettura molto ma molto interessante. Beh, lo schiavo energetico diciamo è una specie di paradosso che viene usato, cioè pensando a quello che è il contenuto energetico del lavoro umano, sia pure mediamente, no? Perché ci saranno anche uomini molto forti che fanno degli sforzi molto grossi e altri che invece fanno poco, però mediamente un essere umano produce un tot di energia. Per cui andando a vedere per qualunque cosa che noi facciamo, se noi dovessimo avere anziché la presa dell'elettricità in cui infilare la spina, ma dovessimo avere un essere umano in cantina che ci produce questa energia, che pedala per esempio, ecco che viene fuori dei numeri veramente abbastanza sconcertanti. Già l'ammiraglio lo diceva, no? L'ammiraglio diceva per esempio che le macchine aiutano ogni operaio americano con un'energia equivalente a quella di 244 uomini. Ho trovato ancora adesso, perché ci sono dei siti dove parlano di schiavi energetici, c'era questo sito olandese che faceva vedere una coppia di olandesi che si svegliano la mattina e fanno colazione. Quando quello mette dentro la fetta di pane nel tostapane, ci sono, mi sembra, circa un ciclista che deve pedalare per un minuto a 50 km all'ora. Questo per tostare una fetta di pane. Se poi invece vogliamo caricare una batteria di un'auto elettrica, qui dice 9 ciclisti possono caricarla per farla funzionare per 2 km. Pedalando 20 minuti, 9 ciclisti. Quindi effettivamente l'energia che ha un essere umano, che fornisce un essere umano, è abbastanza poca.
E una volta, cioè, ma neanche Cesare Augusto aveva così tanti schiavi da poter dire io viaggio come se avessi un'automobile. L'automobile può funzionare perché c'è il combustibile fossile, vabbè, poi anche l'auto elettrica, ma insomma siamo sempre lì. Lui che aveva quelli che lo portavano in portantina, comunque non andavano alla velocità di un'automobile. Poteva farsi trasportare, ma non... pur avendo molti schiavi, no? E questo è un discorso che è abbastanza interessante. Adesso io vi posso anche... Questi li ho trovati, ecco, non ho rifatto i conti io. Questo è molto grave, eh? Questo devo dire molto grave. Ci mancava solo che facessi anche quello, ma comunque, no, ma non sono... Sbaglio sempre a fare i conti, no? Ecco, ti faccio... Allora... Riprendiamo da lì. L'altra cosa che viene fuori in questa lettura è una cosa abbastanza semplice, o meglio, ci riempiono le orecchie tutti i giorni, fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili, perché l'abbondanza di energia determina anche l'apice di una civiltà, ma non tutte le fonti energetiche sono inesauribili. E questo è uno degli incipit, direi, sì, con cui si inizia. Per cui abbiamo a che fare con quello che poi è stato successivamente fatto, sviluppato anche da economisti e quant'altro, che sono i limiti dello sviluppo, o meglio, non sono i limiti dello sviluppo, quanto i limiti di disponibilità dell'energia, perché anche le fonti rinnovabili, poi andremo a vederlo, non sono illimitate, sono rinnovabili ma non illimitate. Quindi, prima lettura, fonti rinnovabili e non rinnovabili, cosa mi dici? Io personalmente ho l'impressione che l'ammiraglio lo diceva, cioè lui diceva in realtà le fonti rinnovabili non possono essere confrontate con i combustibili fossili, cioè il combustibile fossile ha un contenuto energetico molto più elevato, è diciamo semplice da utilizzare, mentre le fonti rinnovabili che l'ammiraglio conosceva già abbastanza, sì, poi abbiamo avuto anche se diciamo l'idroelettrico è nato, nasceva da poco, poi c'è stato il nucleare e poi c'è stato il come si chiama l'eolico e il solare, no? L'eolico e il solare hanno il limite che sono intermittenti, che sono molto meno efficienti e che hanno bisogno comunque di energia per essere fatti. Cioè uno dei concetti principali su tutte queste cose qui è quello del ritorno energetico, che in inglese si chiama ROI. Ecco, qua adesso, infatti, avevo segnato proprio questo, il concetto di ROI. Allora, quanta energia ci vuole per produrre energia? Dai. E dai, io su questo diciamo che ci sono capitata una prima volta sui pannelli solari. Ho trovato un articolo scientifico di un tizio svizzero che aveva studiato all'ETH di Zurigo, quindi insomma qualcosa avrà fatto anche lui, anche se proprio non era un dottore di ricerca, era un ingegnere diplomato, diciamo. È tuttora, perché esiste tuttora. Questo signore qui ha scritto un articolo in cui dice in Svizzera, dove effettivamente non c'è tantissimo sole perché siamo abbastanza a nord, però siamo hanno, in alto. Hanno l'esposizione più buona. È in alto e più sono efficienti i pannelli solari. Lui ha fatto un calcolo dicendo i pannelli solari hanno un ROI, cioè un ritorno di energia, intorno all'1. Cioè se siamo fortunati 1,5. Se io considero tutta l'energia che loro consumano per costruirli, per fare la manutenzione e poi per smaltirli, arrivo a 1,5. C'è stata una levata di scudi, cioè tutta una serie di professori universitari, moltissimi italiani, tra cui questo Ugo Bardi di Bologna, che ha anche lui un blog interessante su tutte queste cose, sulle questioni energetiche, che hanno detto non è vero, sbagli tutto, i nostri modelli dicono che c'è un 14. Allora sì, più o meno la media che viene considerata è attorno al 15. 14-15. Però riusciamo a fare cosa? Perché adesso c'è una cosa in più. No, quello che dico io è che l'idroelettrico
e il petrolio dei giacimenti dell'Arabia Saudita danno 100. Lo so. E allora passare da 100 a 15 è comunque, a parte che poi lo svizzero ha riscritto un altro articolo dove diceva no, avete torto, ragione io, e poi la cosa si è fermata lì. Nessuno sì. L'ha più contestato. Però il punto importante è che comunque se noi passiamo da 180, 50 a 15, noi bruciamo molta più energia per ottenerne poca. E questa cosa qui, se il secondo principio della termodinamica, produce calore, quindi noi stiamo continuando a bruciare cose che poi diventano rifiuti e diventano calore. Ecco, infatti, arriviamo adesso a quello che è il concetto di una possibile salvezza, l'economia circolare. Anche perché io su questo me ne occupo anche per lavoro, e nei giorni scorsi sono riuscito finalmente a ottenere dal PNRR i fondi per un impianto che ricicla totalmente i pannelli solari esausti. Quindi ci avviciniamo man mano, passo dopo passo, con molta difficoltà, perché chiaramente di scontri con degli interessi economici evidenti, però è possibile arrivare anche a 100, ma è possibile come? E poi da questo passiamo all'agroecologia. L'economia circolare, alias, quello che viene normalmente considerato un rifiuto, in realtà non è un rifiuto. Le materie prime, ed è scritto chiaramente, le materie prime non necessariamente energetiche, ma fonti energetiche così come materie prime, non sono inesauribili. Quindi, e questa è una cosa del 1957, cioè nel 1957 non lo chiama economia circolare, però già introduce il fatto che non possiamo considerare rifiuti quelli che sono gli scarti che vengono prodotti. Questa è una cosa estremamente importante proprio in termini di eroismo, di eroi. Perché? Perché io andrò a migliorare questo indice nel momento in cui sarò in grado, a fine ciclo di un impianto, di un pannello solare piuttosto che altro, di recuperare totalmente quelle che sono le materie. All'epoca, nel 1957, la fervida fantasia e curiosità di questo ammiraglio lo portava a sperare. Non ci stiamo avvicinando passo dopo passo, ma non fermiamoci a quello che può essere solo il discorso dell'applicazione per quello che riguarda le materie prime. Vediamo questo discorso applicato addirittura anche a quella che è la produzione del cibo, perché l'altra cosa di cui si parla è energia per produrre cibo. E qua c'è una di quelle cose che mi hanno sorpreso proprio piacevolmente, finalmente qualcuno che ne prende in considerazione. Andiamo ben oltre i criteri della biodinamica, dell'agricoltura biologica e quant'altro. Parliamo di agroecologia. Di agroecologia ne avrete sentito magari accennare o parlare sui giornali qua e là. L'agroecologia in realtà è un qualcosa di differente, è un passettino in più per la nostra civiltà. Io dicevo legato anche non solo a quella che è l'efficienza, se vogliamo, energetica, ma anche proprio ai cambiamenti climatici, cioè non è più una scelta, è una necessità, perché produrre energia richiede comunque, con questi cambiamenti climatici, anche cambiare completamente il nostro modo di produrre e produrre soprattutto cibo. Agroecologia, di che cos'è? Ma ecco, io qui faccio anche un po' fatica, spero di riuscire a dire le cose in maniera... La cosa semplice è quella che diceva l'ammiraglio, cioè che l'uomo primitivo, facendo il cacciatore-raccoglitore, doveva per forza di cose uccidere degli animali che fossero sufficienti a dargli più energia di quella che lui consumava nell'uccisione. Cioè, non so se avete letto il Passaggio a Nord-Ovest, che è un vecchio romanzo che parla di questi che andavano in giro in Canada e non c'erano i telefonini, per cui si sono ritrovati, dovevano incontrare degli altri esploratori che gli dessero del cibo, e hanno sbagliato i tempi e i punti di incontro, per cui sono rimasti senza provviste.
A un certo punto, non riuscendo a trovare da mangiare, si erano così indeboliti che non riuscivano neanche più a uccidere uno scoiattolo, e lo scoiattolo non era sufficiente per dargli da mangiare. Fortunatamente sono riusciti poi a prendere delle radici. Ed è un concetto abbastanza chiaro. Il concetto un po' meno chiaro è che dal cacciatore-raccoglitore siamo passati all'agricoltura, ma l'agricoltura consuma di più. Cioè, a un certo punto il cacciatore-raccoglitore uccideva il suo animale e poi era tranquillo per diversi giorni, perché lo mangiava, lo dava a sua moglie e ai suoi figli. Invece l'agricoltore si è dovuto organizzare per poter fare delle cose più complesse, e l'energia dove la prendeva? La prendeva da una migliore organizzazione sociale piuttosto che dagli schiavi, anche lì, no? E tutto questo è stato un progresso, ma ha portato un aumento dell'energia che si consuma. Andando avanti di questo passo, siamo arrivati oggi a una situazione in cui dicono che noi spendiamo 10 calorie di energia da combustibile fossile per produrre una caloria di energia. Infatti l'agricoltura... Caloria di energia? Cibo. 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 E quindi diciamo che l'agricoltura è uno dei sistemi che consuma più energia. Però avendone tanta a basso prezzo, noi ne riusciamo a produrre tantissimo di cibo. Perché bene o male noi abbiamo 800 milioni di persone che soffrono la fame su 8 miliardi e 1 miliardo e 6 di persone sovrappeso o obese. Quindi vuol dire, facendo il discorso semplicemente matematico, che il cibo che c'è in giro, anche perché dice che si butta via un 30% del cibo prodotto. Sugli sprechi alimentari quindi, i dati sono impressionanti. Quindi... Nello stesso tempo è anche vero che se noi facessimo il cibo giusto, sufficiente a malapena per tutti, ci sarebbero conflitti, ci sarebbe, perché l'essere umano di per sé non distribuisce equamente. No. Quindi la questione non è facile, no? Ora, il vero problema è se noi tornassimo indietro ad un'agricoltura di sussistenza fatta dalle persone, dal punto di vista energetico è più favorevole, cioè consumiamo meno energia, ma dal punto di vista della produzione andremo a produrre di meno, e quindi se noi vogliamo sfamare 8 miliardi di persone la cosa non sembra così facile. Non sembra così facile, però esiste. Però l'agroecologia va in quella direzione, cioè sta cercando di dire quello che fa un po' mia figlia nella sua fattoria qui a Borgo Priolo. Lei ha il cavallo, fa l'aratura col cavallo, usa il letame del cavallo per concimare i campi. Poi l'altra cosa, perché ci sono tutta una serie di passaggi, gradualità, no? Si possono fare alcune cose, per esempio l'agricoltura biologica di per sé è un miglioramento, però si basa soltanto sul fatto che non si usino certe sostanze dannose, o più o meno, e quindi alla fine risulta che la Danone è la più grossa produttrice di agricoltura biologica, cioè l'hanno presa in mano le multinazionali che sono in grado di fare la coltivazione intensiva, cioè produrre tantissimo, sia pure con questi metodi qui. E l'agroecologia vorrebbe essere qualcosa di più. Io lì poi mi piacerebbe, allora, proviamo a metterla così. Allora, l'agroecologia è in realtà il sistema di produzione di cibo che può essere più vicino a quello che è il concetto di economia circolare. Vale a dire, nel mio ciclo di produzione del cibo, io ho più sistemi che interferiscono, più livelli che interferiscono fra di loro, ma non produco rifiuti. Riutilizzo nell'intero ciclo tutto quello che viene prodotto all'interno. Uno degli esempi può essere, che anche quello fosse più facile da approcciare, e che anche uno degli più interessanti forse, è l'acquacoltura. Allora, l'acquacoltura mette insieme due il sistema acquaponico, scusate. Allora, l'acquacoltura è praticamente l'allevamento dei pesci, sostanzialmente.
I pesci quindi crescono in queste vasche e producono del nutrimento, producono del sedime. Questo sedime permette a delle colture idroponiche, quindi non più in terra ma nell'acqua, di crescere, perché le sostanze nutritive sono quelle rilasciate dai pesci. L'acqua viene depurata e riciclata, quindi avete un sistema completamente chiuso. Questo diventa doppiamente interessante perché in questo momento abbiamo alcuni benefici evidenti. Il risparmio energetico, abbiamo delle serre, abbiamo una produzione di energia e quindi l'autoproduzione necessaria al sistema. Il risparmio dell'acqua, abbiamo un sistema prettamente e unicamente naturale di fertilizzazione e abbiamo delle colture che sono decisamente biologiche, anche se poi magari è difficile certificarle come tali perché il biologico comporta sempre la crescita in terreno. L'agroecologia in campo è più o meno simile, comporta il mettere assieme quelle che sono le colture con, appunto, come diceva giustamente Giovanna, gli allevamenti non intensivi, chiaramente, gli allevamenti che sono appunto allevamenti di animali liberi nei pascoli, che permettono una fertilizzazione del suolo, la produzione di quello che può essere il fertilizzante necessario, una cultura quindi prettamente biologica, un ritorno in termini di energia, perché comunque tutta la biomassa di scarto viene a essere reimmessa nel ciclo o come compost o si può anche ipotizzare in alcuni casi come autoproduzione energetica, vale a dire con dei piccoli pirogassificatori piuttosto che altro, il sistema dei pannelli energetici, cioè cosa che stiamo creando un ciclo chiuso. Queste cose già nel 1960 più o meno, quindi anche l'ammiraglio aveva fatto in tempo a vedere qualcosa, erano state ipotizzate già negli Stati Uniti, si erano create queste comunità che in qualche modo davano il là a sistemi di questo tipo. Comunità che, intendiamoci, non erano comunità chiuse di figli dei fiori piuttosto che altro, erano comunità molto, ma molto, come si può dire, consapevoli di quello che andavano a fare e producevano per sé e per l'esterno, però cercavano di produrre non producendo rifiuti e soprattutto cercando di avere un ciclo anche energetico virtuoso, cioè evitare di disperdere energia per produrre cibo. Gli esempi ce l'hai sotto casa, cioè mia figlia per esempio ha anche questa cosa per cui mette le galline nel frutteto in maniera che così mangiano, esatto, le larve, infatti, dei parassiti e non c'è bisogno poi di dare gli insetticidi e cose di questo genere. Tutte queste cose messe insieme, io resto nel dubbio che in realtà per spavare 8 miliardi di persone non so se ce la possiamo fare utilizzando solo questi sistemi, però sicuramente sono da approfondire. E poi, se volete, l'altra mia idea è che l'Oltrepò dovrebbe fare degli esperimenti in questo campo, perché l'Oltrepò è proprio una regione piccola che potrebbe essere adatta. Beh, l'Oltrepò ha due grossi vantaggi: una biodiversità notevole che aiuta, e aiuta parecchio, perché comunque voi dovete pensare che in Oltrepò cresce praticamente di tutto, cioè abbiamo delle produzioni che vanno dall'olivo ai grani antichi e quant'altro. C'è una biodiversità incredibile in termini di natura, perché andiamo dalle vere e proprie foreste, tralasciamo i pini neri che sono state un'invenzione in cui insomma si potrebbe anche fare a meno, arrivando praticamente alle zone dei vigneti e quant'altro, che hanno comunque una valenza anche questa di un determinato tipo, non solo di tipo paesaggistico. A fronte di questo, certo, l'Oltrepò si presta a fare questo. Ci sono anche delle esperienze interessanti, perché comunque tua figlia, ma anche altri, hanno iniziato
se non l'agroecologia, ma comunque delle coltivazioni di questo tipo. Ci sono aziende che comunque si sforzano di andare in questa direzione. Manca... è molto piccola la sua azienda, quindi non... Però sono esperimenti interessanti. Diciamo che se si crea un sistema, una rete, la cosa diventa interessante. Chiaramente, come sempre, in oltrepò manca la regia, cioè manca la politica, per cui siamo qua un po' a raccontarcela. E poi la collaborazione fra le persone, no? Ma la collaborazione fra le persone può anche crescere, se non viene stoppata magari a livello burocratico e di altro tipo. Purtroppo è così. E comunque qua, ecco, adesso per proseguire sul libro, c'è un'altra cosa che abbiamo introdotto, cioè quello che si può definire in questo modo forse, cioè che l'energia più verde che posso produrre è quella che non produco ma che risparmio, perché in un discorso un po' più lungo, però è quello che ha sintetizzato l'ammiraglio, sì, l'ammiraglio in più passaggi. Sì, l'ammiraglio dice proprio così, cioè lui dice che i combustibili fossili, lui parla del petrolio, nel 57 sono un patrimonio che non bisogna spendere in maniera insensata. E quindi bisogna pensare ai propri figli, ai nipoti e consumarne meno. Ora io dico, prendiamo l'esempio delle automobili. Sì. Ecco, cioè, scusa, una cosa per capirci. Eravamo nel 57, quindi altre forme di energia non erano neanche ipotizzabili. No, ragione per cui, ne parlo un po', ma per quello che poteva esserci nel 57. Qua quello che introduce l'ammiraglio è proprio un concetto di energia. Cioè efficienza e risparmio, scusa, no, perché è così. Anche sull'auto poi, giustamente, vai. Io dico sull'automobile, se noi ci guardiamo in giro, una volta le automobili erano molto più piccole. Cioè a un certo punto, questo si chiama il paradosso di Jevons, di cui ho parlato una volta a Pavia 1 TV, dice che se noi inventiamo un sistema per consumare meno, subito ne approfittiamo per fare delle automobili molto più grosse. Infatti adesso le automobili non entrano più nei box che erano stati costruiti negli anni 70-80 perché sono troppo più grosse e tutti le prendono sempre più grosse. E questa qui, mentre io penso nel 73 quando c'è stata la crisi energetica, poi di nuovo nel 79, c'è stato, andavamo a piedi, cercavamo di usare la bicicletta, facevamo le domeniche, addirittura chiudevano i programmi televisivi un'ora prima e i teatri, i cinema, i bar un'ora prima per consumare di meno. Adesso l'unica cosa che sappiamo fare è lamentarci e chiedere che ci diano dei bonus perché la benzina si possa abbassare e noi possiamo continuare ad usarla. Ma questo è molto legato secondo me all'economia. Cioè il sistema dell'economia della crescita, per cui a ogni costo, ma se io consumo tanto faccio crescere il lavoro, anche nei paesi poveri, cioè se un paio di jeans fanno il giro dall'India alla Tunisia, all'America meridionale eccetera, quindi un paio di jeans dicono fa in media 80.000 chilometri, e con questo sistema costa poco perché io vado a far fare tutte le cose nel posto dove costa meno e poi ci troviamo magari i capannoni delle logistiche lungo la via Emilia, ecco, e tutti questi jeans però dopo un po' che li ho usati passano di moda e allora li butto via e quindi ho i rifiuti. Questa cosa tiene in piedi la nostra economia. Se noi decidessimo da un giorno all'altro di non comprare più jeans, questo secondo me creerebbe un problema, perché tutta questa gente che sta migliorando la sua vita dietro a questo, e quindi bisogna riuscire a farlo in maniera sensata. C'è un esempio che mi piace, perché vedo che in fondo ci sono le ragazze di Friday, loro hanno messo in piedi una bellissima cosa, che è il mercatino del... Dillo tu, dai, non fare parlare me. Dai. Abbiamo provato a fare il mancanza dello scambio. Perché così perlomeno lo racconto. Sì, sì, giusto. E abbiamo visto la questione di portare oggetti che non usavano più e di scambiarseli, creare questa comunità e capire
via di un'economia circolare, di un ridare l'Italia a te, qui. E è stata una cosa molto, molto bella, che faremo il 18, la settimana prossima, se volete passare. E questa è una delle iniziative che noi proponiamo. E questo è quanto. Bravo! L'altra cosa che secondo me, allora, poi nel libro ho trovato una vera e propria chicca, perché riesce a citare anche Seneca. Sì, ma questa, no, ma questa non qua, è la questa, citazione. No, questa qua è bellissima, la devi leggere perché è stupenda. Quella del Seneca Cliff è onestamente... La devo trovare se vuoi proprio che la legga, ma eccolo qua. Sì, il problema è... partiva un po' anche dai limiti della crescita, no? Esatto, limiti della di crescita, quello di cui avevamo parlato. Ecco, il famoso libro del 72, che tra l'altro io ci tengo molto perché faccio sempre tutti questi discorsi su donne e scienza, su un po' le donne, che poi, vabbè, mio amico Sebastiano mi dice non è vero, anche le donne fanno le loro stupidaggini, e ha ragione, però questa Donella Meadows americana aveva scritto per il Club di Roma, che era un club italiano, e aveva scritto un libro che ha avuto un enorme successo, ma in realtà poi non è stato seguito, in cui faceva un modello per vedere come i diversi elementi si collegano uno con l'altro, e quindi a un certo punto, se le risorse non bastano, ci sarà una diminuzione anche della popolazione, eccetera. I pessimisti, che sono quelli che dicono che succederà un disastro perché appunto cambiamenti climatici, l'energia che non c'è, eccetera, parlano di questo Seneca Cliff, perché a un certo punto Seneca in una famosa lettera ha scritto: sarebbe una consolazione per la nostra debolezza e per i nostri beni se tutto andasse in rovina con la stessa lentezza con cui si produce. E invece l'incremento è graduale, la rovina precipitosa. Senza andare fino a Seneca, le nostre nonne dicevano: chi troppo in alto sal cade sovente precipitevolissimevolmente. Quindi è vero, però è anche da dire che, insomma, non è detto che sia proprio così. Ecco, gli ottimisti dicono: beh, se noi facciamo qualcosa, io più che altro penso, anche essendo pessimista, che comunque il disastro prende una parte, ma qualcosa rimarrà. Tutte le guerre che abbiamo visto, poi bene o male ci si riprendeva. Però sarebbe bello riuscire a farlo non in questa solita maniera, che prima si distrugge tutto e poi si ricostruisce, ma cercare di farlo prevenendo un po' questa roba. E quindi cercando di prevenire già adesso e non andare a finire in questi... L'agroecologia è uno di questi sistemi, vale a dire, siamo sempre lì. Uno dei concetti più banali, ma anche più intelligenti, è quello, ancora prima di parlare di produzione di energia, è quello di risparmiarla l'energia. Sì. Perché è uno degli, cioè il kilowatt più verde è quello che non produco sostanzialmente, ma quello che risparmio. L'altro elemento sicuramente fondamentale che l'ammiraglio ha solo potuto in qualche modo magari introdurre è il tema appunto che abbiamo toccato dell'economia circolare, vale a dire della valorizzazione dei rifiuti. Lui ne parla di già. Riesce a dare una finestra? Sì, lui dice che a un certo punto bisognerà cercare di produrre meno rifiuti, e questo è uno dei problemi. In realtà uno dei problemi però sulla, diciamo, valorizzazione dei rifiuti, che è solitamente anche per la valorizzazione dei rifiuti occorre energia, e questo è un po' uno dei punti. Cioè in realtà se io uso i piatti di plastica e li butto via, l'energia che consumo è poca, perché li butto via, magari li mando a un inceneritore e addirittura produco energia. Beh, sì. Però, no, però dico, in realtà dal punto di vista ecologico è un po' un'altra cosa.
però noi siamo andati avanti in quella direzione proprio perché era molto più facile, no? Io avevo, invece di lavare i piatti, avevo del tempo libero per fare altre cose e il piatto di plastica lo buttavo via e mi ricavavo anche energia, ma fa un po' parte di questo, diciamo, sistema per cui produco sempre di più e quindi... Esatto, no, ma soprattutto produco sempre di più con utilizzando materie nuove. Sì. Il problema è appunto quello di aumentare l'efficienza energetica del ciclo produttivo, ma la posso aumentare unicamente andando a recuperare quelle che sono le materie prime, vale a dire recuperare quelli che sono attualmente considerati dei rifiuti. Non si arriva al 100%, ma in molti casi si arriva anche a vette dell'80% di recupero. A fronte di questo recupero, chiaramente anche il ciclo energetico a questo punto tenderà sempre più in alto, perché per il semplice fatto che io ho recuperato e non ho speso energia, o almeno l'eroe a quel punto diventa eroico. Dovrebbe diventare più alto. Diventa più alto e questo è positivo. Però andiamo l'esempio delle bottiglie, per esempio, che è adatto all'oltrepò. Cioè, noi produciamo non so quanti milioni di bottiglie di vino, adesso i numeri li avevo tirati 3-4 milioni. Non più. Allora, 3-4 milioni. Prendere le bottiglie. 60 milioni di bottiglie di vino all'oltrepò. 60 milioni. 60. Sì, è un numero altissimo. 3-4 milioni sono solo di Bonarda. 3-4 milioni sono le bottiglie che vengono riciclate comunque. Sì, però riciclate cosa significa? Perché è sempre lì il discorso, se significa io prendo le bottiglie, le butto nel cassonetto del vetro, poi chi le deve riciclare spende un po' meno energia rispetto a quelli che la fanno nuova. Stiamo parlando di 3-4 milioni riciclate che sono quelle virtuose, vale a dire quelle che le cantine recuperano, ecco, e rimettono in ciclo da quel punto di vista. Però giustamente, come fa notare, cioè siamo a 4 milioni, 3-4 milioni su 60. Su 60. Di un ventesimo. Comunque il punto è quello, se noi vogliamo riutilizzarle, ci sono dei sistemi, in Germania per esempio ti fanno pagare il vuoto, in maniera che quando tu lo riporti prendi un soldino e quindi sei, diciamo, incentivato a usare. Quello dei compattatori, il metodo dei cosiddetti compattatori per le bottiglie di plastica, e hai diritto a un bonus. Sì. E invece la bottiglia di vetro rotta e riciclata è comunque riciclata, ma ha bisogno di energia per essere rifatta, mentre queste che si recuperano hanno solo bisogno di essere lavate e quindi l'uso, c'è sempre anche lì un uso di energia, ma è più basso. E tutte queste cose vanno studiate e capite. Io quello che dico ai ragazzi giovani che hanno una testa un po' più giovante della mia, dovrebbero studiare e leggere tutte queste cose, perché noi, tornando al primo punto, quella della consapevolezza, ci fidiamo troppo. Consapevolezza, e poi facciamo anche il discorso sulla scuola, perché è estremamente importante, uno dei punti di chiusura del tuo libro ed è, secondo me, uno degli assi portanti. Sì, comunque io dico appunto, ci vuole la consapevolezza perché tendiamo a fidarci un po' troppo della stampa, qui mi spiace che Emanuele è un giornalista, però è vero che si tendono a mandare messaggi semplici e tutti uguali. Io sono veramente alle volte preoccupata da come qualunque giornale, qualunque programma della televisione, eccetera, ci dicono più o meno le stesse cose. A me piacerebbe sentire opinioni diverse. Ci sono pochi ingegneri giornalisti e ci sono pochi ingegneri politici. Ecco, allora i messaggi che partono e arrivano sono difficili. Comunque questo è un punto importante, perché invece diciamo il materiale che si trova da leggere è tantissimo ed è anche difficile distinguere le cose inutili da quelle veramente importanti. E quindi questo è un punto, è un po' la ragione per cui io dico mi piacerebbe fare una tesi di laurea, no? Qualcosa del genere, perché aiutare qualche giovane che però avrebbe il cervello un po' più vivace, perché io ormai comincio a pensare che insomma
alla mia età. Adesso cercavo quella cosa della, sulla della scuola. Scuola, però comunque ve la dico a memoria, ecco, nella, l'ammiraglio dice che una delle cose più importanti è appunto puntare sui giovani, fare in modo di avere delle scuole che li aiutino a imparare, e lui dice, anche qui so che qualcuno mi contesterà, che bisogna che ci siano più ingegneri e più metallurgisti. Questo a me piace molto perché ho fatto l'ingegnere metallurgista tutta la vita. Quindi magari se ha ragione cerchiamo di farlo, ecco. Beh, la tesi di laurea che vuoi fare sull'agroecologia però. Sì, vorrei farne una sull'agroecologia. In oltre poco. I metallurgisti servono perché in effetti i metalli sono molto importanti per tutte queste cose qui energetiche. Se tu non hai abbastanza metalli, anche lì c'è un rapporto molto bello dei geologi olandesi. Sì, pubblicheremo, no? Una fake news dicendo che ci sono nuovi giacimenti di metalli in oltre poco, così vediamo la reazione domani, dai. Beh, i miei amici dell'ENI, qualcuno mi diceva che ci sono anche dei pozzi petroliferi in oltre poco. Pozzi petroliferi, beh, c'era qualcosa qua nella zona pianeggiante. Sì. Oddio, hanno fatto anche una prospezione, è vero, su verso, sì, sì, verso Casanova. I miei amici geologi hanno stati comunque scoperto un'ottima fonte minerale. E poi c'è da dire che forse questi pozzi potrebbero essere usati per fare dell'energia geotermica. Allora, sul geotermico e sull'eolico in oltre po' il discorso è abbastanza lungo. L'eolico è puntuale solo. Ma che tipo di facoltà dovrebbe fare un ragazzo o una ragazza per fare una tesi così? Che tipo di ingegneria ambientale o tipo agrario? Ma penso che potrebbe essere uno dei due. Il giorno d'oggi, guarda, purtroppo non ci sono più delle specializzazioni così precise, bisogna fare delle cose un po' trasversali. Sì, probabilmente sì. Probabilmente sì. Beh, l'Università di Pavia comunque è interdisciplinare su questi temi, ragion per cui non credo che sia tanto il fissarsi su questo, quanto piuttosto individuare quello che può essere il cattedratico che può in qualche modo dare in là un'iniziativa di questo tipo. Comunque non so se... Sì, di cose ce ne sono anche altre, però... Possiamo andare, allora, altri due punti veloci. Uno, l'aumento della popolazione e dell'energia, che è una delle cose che preoccupavano maggiormente l'ammiraglio. E lui credeva che la popolazione sarebbe aumentata meno velocemente. Meno velocemente di quello che è stato. Sì, e praticamente il problema qual è? Che più gente hai che deve star bene e più energia devi usare, perché c'è proprio un legame, per quanto noi ci possiamo illudere, c'è un legame tra la quantità di energia che viene utilizzata e il benessere. È vero che ora come ora ne stiamo sprecando tantissima, quindi forse se riuscissimo, però insomma 8 miliardi sono tanti. 8 miliardi sono tanti. E quindi è un po'... Perché poi questo benessere non è soltanto il fatto che se io devo, che so io, tritare qualcosa, attacco la spina e lo faccio che trita tutto elettrico, ma è il fatto che abbiamo i servizi sanitari, che la popolazione, l'aumento dell'età media della popolazione, il fatto che si vive più a lungo, e poi abbiamo molto diminuito la mortalità infantile. E quindi questo fa aumentare la popolazione anche moltissimo. Quindi indubbiamente è un problema come questa energia viene divisa fra tutte le persone, ecco. E quindi insomma resta una cosa importante da considerare. Se vuoi chiudiamo su una cosa che angosciava parecchio il nostro ammiraglio, che benché essendo militare, sulla guerra invece... Beh, lui diceva sì che la guerra è un disastro, giustamente. Cioè, insomma. Nel 57 avevamo un ammiraglio che riusciva a dire che la guerra era la peggior catastrofe per l'umanità. Quindi, diciamo, tiriamo le somme di questo libro, diamo una visione. Sostanzialmente che cos'è che viene fuori? Energia. Sì.
bisogna risparmiare energia, prima di tutto. Seconda cosa, limite dello sviluppo, sì. Ma il limite dello sviluppo è il limite di quello che può essere il nostro sistema attuale di vita, è un limite che non va considerato piuttosto come un limite, quanto piuttosto come una necessità di cambiamento, da cui l'agroecologia, piuttosto che altre intuizioni che vengono buttate qua e là all'interno. Terzo, abbiamo scoperto che l'eroismo è anche presente in campo energetico, cioè un concetto estremamente importante che viene fuori da questo libro e che trovate raramente è quello di cercare di capire nel valutare quella che è una fonte energetica quanta energia è necessaria per produrre energia. È un gioco di parole, ma è estremamente importante per inquadrare. Io vorrei dire ancora un esempio appunto su questo punto, per esempio i biocarburanti. I biocarburanti sì. Vengono fatti da prodotti alimentari o quantomeno vegetali. Sono uno dei metodi con cui si ha un ROI più basso. Cioè il biocarburante, se va bene, ti dà un fattore 2 per ogni unità di energia spesa per farlo, hai 2 unità di energia. E questo solo se usi dei prodotti alimentari, cioè mais, canna da zucchero. Addirittura io ho trovato una spiegazione che diceva che già nel 2012 negli Stati Uniti sono stati usati per fare biocarburanti il mais che avrebbe potuto sfamare per un anno 450 milioni di persone. Siccome già allora le persone affamate erano 800 milioni, praticamente si sarebbe potuto avere il cibo per metà delle persone affamate. Ciò nonostante, anche la comunità europea ha fatto delle leggi per cui nel diesel ci deve essere una percentuale di biocarburante. Scusa, abbiamo anche il decreto Martina che a un certo punto è intervenuto su quello che era uno scandalo vero e proprio spacciato come energia rinnovabile, che poi di rinnovabile lì veramente c'era poco, che era l'uso di prodotti alimentari per produrre biogas, quando poi in realtà il biogas, gli stessi impianti nascono per usare le biomasse di scarto, non per usare i prodotti alimentari o di coltivazione. E ci ritroviamo invece sempre con dei meccanismi speculativi, per cui anche lì il greenwashing, non potevo ancora citarlo l'ammiraglio, ma già l'aveva intuito, cioè in alcuni casi noi abbiamo veramente questa moda, l'hai detto tu prima, del Danone ad esempio, con questi prodotti biologici e quant'altro, poi andate a vedere le produzioni della Danone. Cioè, mi beccherò anche una querela, però probabilmente è strano come da quelle parti circolano così tanto fitofarmaci. Stranamente. Però il biologico ammette i fitofarmaci, cioè ne ammette solo alcuni e altri no? Sì, ammette solo alcuni fitofarmaci, però permettimi, l'agricoltura biologica ha una sua strada e quant'altro, che cozza letteralmente con quello che è il sistema di coltivazione intensiva. Però riescono ad usarla anche? Lì è il sistema delle certificazioni, è uno dei campi più misteriosi di questa terra. Possono anche andare da un piccolo coltivatore e contestargli il fatto che il vicino non faccia coltivazione biologica, per cui ha delle contaminazioni. In altri casi, misteriosamente, siamo in ambito periurbano, estremamente inquinato, usano dell'acqua che non si capisce bene da che parte neanche venga e quant'altro, però lì va tutto bene. I certificatori sono un mistero. Comunque, insomma, penso che ne abbiamo dette abbastanza. Beh, chiudi con una cosa bellissima. Io volevo chiudere con quella frase, ecco, della esatto. Donella Meadows, che diceva: la risorsa più scarsa non è il petrolio, i metalli, l'aria pulita, il capitale, il lavoro o la tecnologia. È la nostra volontà di ascoltarci l'un l'altro e imparare gli uni dagli altri e di cercare la verità piuttosto che voler dimostrare a tutti i costi che abbiamo ragione. Questo si applica a moltissimi campi. Grazie.